Hey, this is Tim Murphy. Well, contrary to what the t-shirt says, we haven't met Giorgio Armani yet, but we will very soon because he's here this morning at the Fashion Institute of Technology. Ma io ho fatto questo mestiere per caso. Una serie di circostanze mi hanno portato a occuparmi di moda. Dentro di me c'era questa scontentezza nei confronti del mondo che mi circondava, perché fin da giovane trovavano che c'erano delle cose che non mi tornavano bene, certe tavole imbandite anche da mia madre non mi andavano bene. Quindi in realtà io ho subito un po' il destino. Quindi tenere estremamente conto che la finalità di questo loro mestiere, che è stato il mio fino adesso, è quello di migliorare l'aspetto delle persone, anche rinunciando a lasciare libero campo alla propria creatività, al di là di quello che è la finalità di questo mestiere, di vedere la moda in giro nelle strade. E non soltanto fotografata su una copertina, non soltanto evidenziata da una sfilata, ma questa moda deve avere un seguito, deve avere una realtà. How much sleep did Mr. Armani get the other night? Because we know he had a late party. Ieri sera ho fatto un po' il birichino. Sono stato fino a mezzo. I was a bit naughty last night, I have to say. I was up to 1:30 a.m. at Bungalow 8. Whoa. Who were you dancing with? E con chi ballava? Non ballavo. No, I was not dancing. Questa mattina in uno studio fotografico. I was dancing this morning actually. We were taking a photographic shoot as Fred Astaire. Fred Astaire. Oh, really? All right. Okay. Anna Wintour. I wanted to get your thoughts on her Alien Queen Chanel gown the other night. Scelta di parte, nel senso che la serata era supereroe. E quindi ricordava molto certi abbigliamenti dei cartoons, quindi credo che tornasse molto bene con il tema della serata. Poi può piacere o no, però il tema era quello. Do you think you'll ever forgive Kathy Horan from the New York Times and let her back into your shows? Ah, Kathy Horan. Dipende. Forse un incontro chiarificatore sarà il caso di averlo. Io parlo attraverso i miei vestiti. E credo che tutto quello si dice attorno ai vestiti è quasi inutile. I vestiti sono il mio messaggio. Chi guarda i miei vestiti deve captare il messaggio e se non è in grado di captarlo, mi chieda. Però al momento che io spiego, lei deve parlare di quello che ho detto, se no non è inutile l'incontro. But maybe not anytime soon, right? Non dipende da me. It's not up to me. And the tan, how do you maintain the amazing tan? Questa è una vacanza che ho fatto qualche giorno fa ad Antigua, dove io ho una casa e che mi è servita per recuperare un aspetto fisico accettabile.